Ciao ragazzi, oggi vedremo come usare al meglio Kupa incantatrice. L'avevo trovata in realtà circa un anno fa. Ho detto adesso la build subito, facciamo subito una guida. È andata come è andata, però oggi guida su Kupa incantatrice. Finalmente vi farò vedere come l'ho buildata, dove è più forte, ma innanzitutto andiamo a ricordare che cosa fa. Allora, prima destrezza attacca un nemico, il danno aumenta, mentre gli HP correnti si riducono. Eh, vedremo comunque che per come l'ho buildata io, è come se dicesse attacca un nemico e basta il resto praticamente non serve a nient'altro seconda destrezza attacca tutti i nemici ha un con i tomi 100% di possibilità di piazzare un debuff blocco buff per tre turni e ha un tempo di ricarica di tre turni poi terza destrezza attacca tutti i nemici questa è la destrezza più importante di cupa incantatrice ha un anche qua 100% con i tomi di probabilità di piazzare un debuff provocazione per due turni su tutti i nemici che attacca Piazza un buff inammazzabile su questo campione per due turni, quindi non è possibile uccidere Coopa. Piazza un debuff blocco destrezze attive su questo campione per cinque turni e questo debuff non può essere né contrastato né bloccato né rimosso. Cioè, quello che deve fare Coopa incantatrice, vedremo, vedremo che è molto molto forte nell'arena, deve essere... Al primo attacco a, eh, usa la terza destrezza, attacca tutti i nemici, provoca tutti i nemici per due turni, quindi meglio di Moli che provoca a volte per un turno, a volte per due turni con una certa probabilità. Lei provoca tutti per due turni, si piazza l'inammazzabile per due turni, così non può essere uccisa, nel, nel frattempo comunque la provocazione continua perché se il campione che provoca viene ucciso, eh, svanisce il debuff provocazione. Però c'è anche l'aspetto negativo che non può fare altre destrezze per 5 turni. Comunque questa destrezza ha un tempo di ricarica di 5 turni, quindi in teoria non la potrebbe neanche eh, rifare anche se non avesse questo blocco destrezze. Non può poi usare la seconda destrezza, ma vedremo in arena, vi, vi mostrerò come questa terza destrezza è l'unica cosa che importa. È, è come se avesse una sola destrezza cupa, deve solo fare questo, provocare i nemici e basta. Questa è la vera forza di Cupa incantatrice. Parliamo di tomi adesso. Come potete vedere, non importa mettere i tomi sulla prima destrezza, tanto aumenta soltanto il danno, e lei non deve fare danno. Gli unici tomi che importano sono questi: questi due qua sulla terza destrezza per aumentare le probabilità di piazzare provocazione dall'80% al 100% eh, non importano neanche questi in realtà lei non avrà così tante occasioni di mettere questo blocco buff in arena può essere comunque una cosa carina se la battaglia dovesse prolungarsi però l'unica destrezza importante quindi gli unici tomi importanti da mettere sono questi due e sono necessari quindi cercate di eh, arrivare a mettere questi tomi prima di utilizzarla in arena Bene, adesso vi mostro la mia build, vi farò vedere come l'ho buildata. Sono arrivato a. Vi mostro quali sono le due statistiche principali di Copa Incantatrice. Sono arrivato a 550 di precisione e 273 di velocità. Punto. Basta! Non serve altro, non serve tasso, non serve vita, non serve difesa, praticamente non serve neanche resistenza. Perché la strategia migliore con cui usare Koopa è innanzitutto usarla in arena, in un team molto molto veloce. Quindi dobbiamo partire prima degli avversari, dobbiamo provocare tutti gli avversari così che non ci possano interrompere durante il nostro attacco, anche se dovessero attaccare, ci attaccano con la prima destrezza. Noi abbiamo l'inammazzabile attivo. Quindi al limite se non sono dei campioni come Rasin che con la prima destrezza hanno una possibilità di rimuovere un buff a caso dell'obiettivo, quindi la possibilità di rimuovere quell'inammazzabile, non dovremmo avere problemi, quindi nel caso in cui i nostri nemici non si chiamino Rasin o qualcuno molto simile come Destrezze, quindi non ci serve neanche la resistenza, non ci serve neanche la difesa, non ci serve neanche la vita, un minimo, ok, alla fine andiamo a metterglielo per, perché Cos'altro possiamo andare a mettere sul campione? Però gli unici due parametri fondamentali per cupo incantatrice sono la precisione e la velocità. Dobbiamo attaccare prima dei nemici, quindi molto veloce. Dobbiamo essere sicuri di provocarli superando le resistenze, quindi molto, molto precisa. Quindi la build, ora ve la mostrerò. Spunta tutto a trovare queste due statistiche, ad aumentarle quanto più possibile. Quindi io ho scelto una combinazione tra set velocità e set precisione percezione. Vedete, ho messo due set velocità e un set percezione. E come sottostatistica andare sempre a prendere velocità e precisione. Ve le mostro tutte, qua c'è velocità e precisione, qua c'è velocità e precisione. E nei guanti ho messo vita percentuale, può andare bene anche difesa percentuale, diciamo che non cambia tantissimo, anche qua velocità e precisione. Poi corazza, precisione. Visto che lei si piazza all'inammazzabile, non deve resistere. Ai colpi degli avversari, anche se arriva a uno di vita, non muore perché è l'ineammazzabile. Quindi non serve mettere corazza a difesa percentuale, ma puntiamo ancora di più sulla precisione per essere sicuri di provocare tutti nel 100% dei casi. Quindi anche qua molta velocità, poi ovviamente stivali velocità con molta precisione, poi standard ovviamente precisione. Approfittiamo di tutta la precisione che possiamo mettere con tanta velocità come sottostatistica. Poi anche qua amuleto o vita o difesa non cambia molto, l'importante è che abbia molta precisione, in teoria potremmo mettergli anche attacco come amuleto, l'importante è che prendiamo l'amuleto che abbia la maggiore precisione che possiamo darle, io avevo questo qua e non volevo rubare quello di eh, Duchessa che era molto molto forte, aveva moltissima resistenza, tanto la resistenza non importa e quindi ho preso questo qua. E poi anello uno a caso che ci dia un po' di vita, un po' di difesa, non importa tantissimo. L'importante appunto sono precisione e velocità. Qualcuno su di lei usa anche il set Brina, il set che io per esempio uso su Moli eh, e che ci fa Congelare gli attaccanti quando appunto ci attaccano, abbiamo un 20% di probabilità di congelarli quando ci attaccano, visto che ne provochiamo tutti. In teoria potrebbe anche essere un buon set per Koopa incantatrice, soltanto che Koopa provoca già tutti per due turni. Io su Moli sono andato a mettere un set Brina perché c'è la possibilità che. Moli provochi per un turno. Quindi Moli si fa attaccare per un turno. Magari in quel turno riusciamo a congelare il nemico. E quindi è come se il nemico comunque saltasse due turni su Cupo Incantatrice non ci serve perché. Anche se avessi il set Brina, un nemico mi attacca per la prima volta, si congela, comunque sarebbe stato provocato per un altro turno. Quindi a me non piace tantissimo il set Brina su di lei. Ok, magari potremmo bloccarlo per un terzo turno, però se impieghiamo tre turni a far fuori tutti i nemici con una strategia del genere, che ora vi mostrerò una strategia molto molto veloce nell'arena vuol dire che magari il nostro team non è eh, proprio perfetto. Invece di mettere brina eh, ci concentriamo a mettere più velocità e più precisione prendendo appunto dei set velocità e dei set precisione o percezione. Bene, passiamo adesso alle maestrie, maestrie importantissima per cupo incantatrice è questa qua, l'ultima, che ci dà più 50 di precisione, appunto perché a noi serve molta 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 precisione, poi molto importante può essere una come sortileggio, magari per ridurre il contatore di turno di qualche nemico al secondo attacco, ce n'è qualcuna che ci aumenta la precisione, questa che ci dà più velocità e più precisione nel caso in cui mettiamo noi soltanto dei set velocità, Precisione, percezione, eccetera. Eccetera. Poi ramo difesa: aumentiamo un po' la resistenza, riduciamo i danni subiti. Io ora non sono arrivato a metterla, ma per esempio molto importante potrebbe essere questo ciclo di vendetta. Eh, se noi non dovessimo partire per primi abbiamo un 50% di probabilità di aumentarci il contatore di turno quando veniamo attaccati con un colpo decisivo, quindi magari riusciamo a interrompere la serie di attacchi dell'avversario nel caso in cui partiamo per secondi, provochiamo tutti e quindi magari gli altri nostri campioni restano in vita e possiamo recuperare una partita persa. Bene, ve la mostro subito in arena. Prendiamo un team con un giudicatore che abbia un minimo di senso, perché gli altri non hanno moltissimo senso, anche se la potenza non è altissima, siamo comunque sicuri di riuscire a vincere. Eh, ora ho mandato tutto all'aria, quindi non dovrò andare in automatico. Quindi, lo scopo del team è. parte il nostro acceleratore, che accelera tutti, poi tocca a cupa incantatrice, che deve provocare tutto senza farsi resistere. Eh, lui si è rimosso il debuff con una del. Um, con una delle maestrie, c'è una maestria eh, che quando subisce almeno il 25% della vita come, come danno si può rimuovere un debuff, non dovrebbe esserci un problema tanto siamo molto più veloci di lui, può essere anche che Lidia lo ucciderà. Poi Lidia che mette riduci difesa e indebolimento, ma basta soltanto anche riduci difesa, avete visto saremmo stati interrotti dall'avversario, però visto che eh, Koopa ha provocato tutti i nemici per due turni, eh, quindi i nemici sono costretti ad attaccarci per due turni, noi comunque non moriamo. E ora aumentiamo ancora il contatore di turno E poi ci pensa Rai a far fuori tutti Ok, ho riaggiornato Vediamo di affrontare qualche altro team Qua c'è giudicatore più Lissandra Vediamo se siamo più veloci di questo giudicatore Devo togliere l'automatico Ok, sì Wow, Alissandra più veloce di giudicatore Che okay, ci può stare, eh, però È una scelta un po', un po strana Quindi provochiamo tutti Togliamo la difesa, vedete qualcuno ci attacca e poi noi facciamo fuori tutti. 181k. Cerchiamo di andare contro quello che sembra un team leggermente più resistente, nel senso che non ha un acceleratore. Quindi mi aspetto che abbia un po' più di resistenza. Vediamo di testare la nostra precisione. Sì, alla grande, alla grande. Forse è semplicemente montato male come, come team, io mi aspettavo di trovare chissà cosa ma a quanto pare non lo era. L'unica cosa che non possiamo fare con Cupa Incantatrice è attaccare team del genere. Team dove è presente un campione come Foli, non so se posso farvelo vedere da qua. Sì, Foli con la passiva è immune alla, alla provocazione, vedete qua. E anzi, si rimuove la provocazione e si aumenta il contatore di turno del 50%. Quindi state attenti quando in difesa c'è un campione come Foli, non dovete mettere un campione come Cupa Incantatrice, come Moli. Nell'attacco del vostro team. Ma magari cambiate il campione e mettete qualcuno che possa tipo ridurre il contatore di turno di Foli Non so, un Rasin molto veloce quindi non buildato come il mio. Io userei un netril anche se è verde contro blu e quindi potrebbe fare un colpo debole. Ma l'importante è ridurre il contatore di turno in questo caso di giudicatore o, o Sifi. E, e il gioco è fatto anche se facessimo un colpo debole su Foli, non è questo il problema, tanto siamo molto molto veloci. Però comunque non ha senso farvi vedere questa partita senza Cupa Incantatrice, che era la protagonista del video, quindi andiamo a provarla un po' da qualche altra parte, tipo nelle Roccaforti. Proviamola quindi contro il Ragno, che è un posto dove penso che se la possa cavare abbastanza bene nel provocare tutti i Ragnetti. E quindi io ho pensato a questa strategia, non ho idea se questo team funzioni o meno per Ragno 20, ho pensato se lei provoca tutti i Ragnetti, intanto andiamo... Li tiene sì a bada per due turni, però poi eh, finisce il suo inammazzabile, magari i ragnetti la possono ammazzare. Quindi ci vuole un modo per tenere eh, vivi i ragnetti, anche perché se io li provoco per due turni. E poi li uccido con un altro campione che possa fare per esempio molti danni. I ragnetti tornano in vita e iniziano ad attaccare qualcun altro. Quindi ho preferito portare tipo qualcuno come mostro malcreato che la possa mantenere in vita. Un altro poteva essere per esempio farmacista che potesse curare eh, cupa incantatrice. E, e quindi se non posso fare così tanti danni ad aria a tutti quanti i ragnetti magari porto qualcuno come Mordecai che possa fare, eh, possa mettere a punto dei bruci HP. Il problema che vedo con questo team è che non ho nessuno che possa rallentare il boss. Quindi adesso il boss dovrebbe mangiare. Tutti e curarsi, non che sia un grandissimo problema perché magari posso comunque continuare a, resi a resistere, soprattutto se ora mostro maltrattato fa di nuovo la seconda destrezza. E magari mi metto un po' di scudo. Ok. Il boss ha mangiato tutti, però, forse ce la possiamo fare. Non è un team che deve vincere in 30 secondi. Questo qua altrimenti avrei portato una terza corglaciale glaciale o una guardia reale. Però se adesso Mordecai mettesse di nuovo il brucio HP non sarebbe male. Eh, anche se, se le due coro glaciare facessero la terza destrezza, intanto sono di nuovo tutti provocati. Avete visto tutti provocati tutti col brucio HP è fatta. Abbiamo vinto, non dovrebbe morire. Eh, adesso cupa incantatrice, perfetto, fatto, fatto, neanche un minuto e mezzo. Eh, non pensavo che riuscisse a funzionare un team del genere, però magari non ha il 100% di possibilità di riuscita. Però avete visto che tenere a bada i ragnetti e non ucciderli. È la mossa fondamentale perché l'elite ne vada per due turni e magari, se la fate abbastanza veloce, li può di nuovo riprovocare tutti dopo cinque turni. Eh, quindi, molto, molto forte. Se poi avete problemi contro eh, Drago, per esempio contro Drago 20, non riuscite a superare le prime due ondate di nemici perché qualche, qualche vostro campione lo perdete sempre e comunque. Cupo Incantatrice può essere molto forte anche qui, anche nel Drago, proprio perché tiene a bada tutti i nemici. Io adesso al solito porto il mio team di soli rari, eh, sono farmacista che serve per velocizzare tutti e curare tutti e poi ho Keol che fa un po' di danni, magari potevo portare qualcuno che facesse un po' più di danni. Poi c'è Mughiante che con un set stordimento ha il compito di stordire tutti, magari quindi aiuta Cupo Incantatrice quando i nemici non sono eh, provocati e poi comunque mette una serie di debuff molto molto utili, tipo il riduci difesa anche se è quello piccolo, riduci attacco, riduci velocità è molto molto utile in questo. Avete visto che siccome è così veloce eh, Cupa incantatrice, che è accoppiata con Farmacista, che aumenta la velocità del 30%. In questo caso, noi aumentiamo del 30% di 273, che è la velocità di Cupa incantatrice. Quindi, essendo molto, molto, molto veloce, riesce a fare 5 turni quando i, 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 i nemici ne fanno 2. Quindi, praticamente, i nemici non fanno neanche un attacco eh, che non sia con la, con la provocazione attiva. E questa è una cosa molto molto forte, per questo vi dico che anche non soltanto in arena, ma anche se lo siete nelle roccaforti, avete visto di nuovo è successo, è una cupa incantatrice molto veloce e la fine del mondo è veramente veramente tanto forte. Ok, passiamo direttamente al drago, la seconda ondata è andata uguale uguale alla prima, i nemici non si sono presi neanche un turno. Adesso diventa un po' inutile. Cupo incantatrice come corno nodoso, se ricordate dal video guida che avevo fatto su di lui, contro il drago diventa totalmente inutile. Uno perché eh, i debuff che mette eh, non fanno niente contro il boss. Due, perché non fa danno, praticamente per come è stata buildata, eh, Cuba Incantatrice non fa danno, quindi praticamente è come se fossimo in quattro contro il boss. Perché Cupa con le maestrie non ha neanche, per esempio, un maestro bellico, quindi è proprio totalmente, totalmente inutile. Però diciamo che eh, la sua utilità sta nel fatto di permetterci di arrivare al boss ancora vivi senza perdere tutti i campioni. Visto che so, ricordo che l'ho provato sulla mia pelle. Eh, affrontare eh, Drago 19 e Drago 20 con eh, dei team che magari non hanno molti leggendari O anche totalmente senza leggendari Può essere un po' difficile perché proprio i primi due eh, round sono molto molto forti Hanno dei nemici molto forti che fanno parecchi danni Quindi magari può essere difficile riuscire a superarli facilmente Quindi un campione come Koopa Incantatrice ci può aiutare davvero tanto in quel look e in poco meno di 5 minuti ce l'abbiamo fatta. Se vi servisse eh, dare un'occhiata alle build di questi campioni, cercate sul canale ci sono tutte le guide ho fatto la guida di farmacista, la guida su come buildare il campione iniziale, quindi Keol, la guida su Mughiante e Guarda Tormenti lo trovate nella guida della cripta di fazione degli elfi oscuri. Quindi se vi, se vi servisse andate a cercare questi video sul mio canale, li troverete senz'altro. Ah, altrimenti mi chiedete aiuto e ve li linko io parlando appunto di cripta di fazione, lei è veramente veramente tanto forte nella sua cripta dei demoniaci e se andate a rivedere il video in cui vi parlavo della fase 21, c'era qualcuno che era riuscito a fare la fase 21 della cripta senza duchessa, tutti quelli che erano riusciti a farli senza duchessa avevano cupa incantatrice, quindi veramente veramente forte e stiamo parlando della fase del boss. Se andiamo a parlare delle altre fasi, quindi dove sono soltanto ondate di nemici, Koopa è ancora più forte, perché appunto i boss sono immuni alle provocazioni, quindi cosa c'è di meglio che avere soltanto ondate di, ne di nemici che sono vulnerabili alle provocazioni, quindi davvero davvero fortissima, sempre buildatela a tanta velocità e tanta precisione. E magari nelle critte se non avete dei curatori andrà messa un bel po' di vita, un bel po' di difesa per farla sopravvivere, però non dovreste avere grossissimi problemi. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, noi ci vediamo al prossimo video o alla prossima live. Ciao ciao a tutti ragazzi!